Burlesque segna l'esordio sul grande schermo della cantante Christina Aguilera. E si capisce sin dalle prime immagini che questo film non è altro che un veicolo per portare la carriera di questa cantante e musicista americana a quella di attrice. La storia, infatti, l'abbiamo vista un milione di volte già sul grande schermo, è quella di una ragazza di provincia di grande talento, ma nessuno la capisce, che quando arriverà nella grande città finalmente avrà visti riconosciuti i propri meriti e dopo una certa gavetta troverà non solo la fama e la notorietà, ma anche l'amore, facendo delle scelte peraltro difficili. Voglio essere lì, voglio farlo anch'io. La domanda è: ce l'hai il talento? Tocca a te. Il film è interpretato da Aguilera al fianco di Cher e anche di Stanley Tucci, di Alan Cumming e di Kristen Bell. È sostanzialmente una favola metropolitana, una favola musicale in cui la innocente ragazza di turno diventa una stella, quindi potremmo chiamarlo idealmente Rinato una stella. Il problema è, se di problema si può parlare, che il contesto di questo film lo rende particolarmente originale e affascinante. Il burlesque, questa forma d'arte portata dalla Francia negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo e che poi nel corso del tempo si è confusa ingiustamente con lo striptease, viene ritratta dal regista Steven Antin in maniera interessante, con dei numeri peraltro molto gradevoli e con una colonna sonora accattivante, peraltro pubblicata nel nostro paese da Sony. Quindi, nonostante i limiti strutturali del film, il limite strutturale principale è che forse Christina Aguilera non è ancora un'attrice a livello dell'artista, della cantante. La sua voce è sicuramente notevolissima e le interpretazioni che dà sono veramente significative, però al tempo stesso si può dire che il film, il limite del film stia proprio nella sua sceneggiatura, che pur essendo abusata non inserisce troppi germi di quello che è il burlesque vero, la storia di questa forma d'arte, così come per esempio ci ha raccontato Mathieu Almaric nel suo tournée che uscirà di qui a poco. Quindi non un film disprezzabile, anzi, un film forse leggermente un po' troppo lungo, con dei subplot francamente così superficiali, di cui avremmo fatto volentieri a meno, ma visivamente, esteticamente molto interessante. Quindi lo spettatore che andrà al cinema a vedere questo film deve sapere, e lo deve andare a vedere, insomma, perché il film comunque merita moltissimo la visione, di trovarsi innanzi a qualcosa che strutturalmente forse non lo affascina più di tanto, ma che certamente dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista visivo e anche ovviamente quello musicale colpisce per la sua qualità, per la sua forte caratterizzazione visiva e per questa serie di coreografie legate al burlesque particolarmente interessanti e divertenti. Va anche detto che Burlesque non è un film piccante, certamente lo è molto di meno di alcune cronache politiche che leggiamo, e questo forse è anche un altro limite. Sarebbe valsa la pena osare di più, fare di questo musical un musical non per tutti ma vietato ai minori di 18 anni? Difficile dirlo, certamente questo film dimostra il grande talento di Christina Aguilera come cantante, mentre come attrice pensiamo che ci sia ancora molto, molto da fare.